Luca Panichi, due volte il circuito, due volte la salita di Capodarco, questa è la corsa delle sfide impossibili. Sì, in effetti veramente oggi rimango stupito perché comunque il tempo è stato caldo e c'era fra l'altro un vento fortissimo, quindi diciamo nella tabella me la sarei dovuta giocare agli ultimi minuti. Ancora mancano 2,5 km, però secondo le previsioni e per come sto credo di riuscire ad arrivare ancora quei 20-30 minuti primi avendo allungato il percorso. È stata una giornata fantastica perché la mitica Sonia vicino a me mi ha fatto riassaporare. A un certo punto non c'era più differenza fra il ciclista di prima e il ciclista di ora, semplicemente perché nei tratti in pianura c'era un vento fortissimo e lei mi ha aiutato ad utilizzare la tecnica del ventaglio per mantenere la velocità, una cosa straordinaria. Ringrazio Luca che ha voluto Sonia Roscioli e la Melania vicino a lui per questa impresa fantastica, e la Melania è vicino a Luca Panichi perché non è solo sport agonistico estremo ma è anche tutto questo, è stato veramente bellissimo. And bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my face, but I've come through. And I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the c'è Fabio nel cuore, c'è tutta la comunità di Capodarco che ormai è entrata dentro il mio cuore più profondo e sono sempre più entusiasta di venire qui a Capodarco. È come dire il resoconto di un anno di amore per lo sport e per la vita. E poi la magnifica Sonia veramente oggi ha dato un tocco ancora più grande a tutta quella che è stata la mia scalata, e adesso comunque andiamocela a conquistare definitivamente, vero Sonia?